a scendere sul ghiaccio. E ora andremo a seguire un altro atleta russo, Konstantin Meshov, di 27 anni, di San Pietroburgo. Lui presenta, almeno nei Plan & Component, ha annunciato proprio una combinazione col quadruplo Tolup e poi anche una combinazione col quadruplo Tolup, doppio Tolup nel programma libero. Possiamo dire che Plushenko sarà soddisfatto perché tutta la polemica che aveva fatto scatenato dopo la gara olimpica, dove lui purtroppo per lui ovviamente ci dispiace, ha preso solamente l'argento perché l'oro è andato all'Isacek pur non avendo presentato il quadruplo, a questo punto ha portato dei risultati, tutti lo stanno provando. Sì, questo io trovo che sia ottimo per le gare degli uomini, diventano molto più interessanti, dato che loro, a differenza delle donne, hanno delle capacità fisiche superiori e quindi la possibilità di eseguire questi salti quadrupli. È un peccato che non li tentino per paura di una grossa detrazione in caso di errore, mentre il punteggio del quadruplo adesso è stato aumentato, per cui tentarlo è comunque sempre vantaggioso. Seguiamo Mesha. Konstantin Meshov, una scelta di musica sicuramente particolare e anche accattivante, la Silver Guitar, vedevo che la seguivi con passione. Come si sceglie la musica? Processo molto personale perché il pattinatore obbligatoriamente deve sentire un'emozione pattinando sulla propria musica, per cui deve trovare un accordo insieme al proprio allenatore che ovviamente aiuta, guida nella scelta, qualcosa che sia piacevole per se stesso e accattivante per i giudici e per il pubblico. Pertanto abbiamo visto Silver Guitar di Menshov. Non conoscevo questa musica, ma sicuramente a lui piaceva perché ha interpretato in maniera simpatica, pertanto i suoi buon per lui elementi, sì. questo. Il quadruplo Tolup, seguito soltanto da un doppio Tolup, era stato programmato triplo, però indubbiamente una combinazione che vale molti punti, buon per lui, un'ottima ipoteca. Purtroppo poi abbiamo visto l'errore invece nel loop, soltanto doppio, questo invece gli costerà dei punti e anche nell'ultima trottola l'ho visto un pochettino in difficoltà, la velocità era un po' calata,
come dicevamo, appunto le trottole saranno interessanti perché appunto più difficili quest'anno. Sì, quindi davvero per loro non è semplice, cioè sono cambiate tante cose, poi lo vedremo invece nelle ladies, anche nelle donne, non ci sono più le spirali, quindi anche il modo di costruire il programma a questo punto va cambiato, no? Vanno rivisti i programmi. Esattamente, ogni anno a fine stagione la federazione, l'ISU fa da le nuove regole ai pattinatori e dobbiamo tutti adeguarci. La danza pertanto ha visto sparire le danze obbligatorie e la creazione di questa nuova short dance. Allora 36.27 per i tecnico elements, 31.07 per i components con 60